Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Allora, oggi sono qui con qualcosa di particolare. Se vi ricordate, in un vecchio video vi avevo fatto vedere questo esperimento con delle microcapsule che si trasformavano in vermiciattoli, no? Vermiciattoli nell'acqua per scherzi e quant'altro. Oggi invece abbiamo qualcos'altro di particolare. Siamo un po' sulla falsariga di quell'altro. Cioè, abbiamo qui delle capsule, vedete, piccole capsule che sembrano anche magari medicinali, di quelle che prendiamo, possiamo prendere quando non stiamo bene, colorati, che al loro interno hanno formeranno un animaletto. Qui per esempio ne abbiamo alcuni, leone, zebra, ghepardo, eccetera, ma ce ne sono altri, vedete qui dietro abbiamo ippopotami, rinoceronti, alci, elefanti, giraffe, insomma un po' di tutto. E la particolarità è, vedete, che si mette la capsula dentro l'acqua, si aspetta qualche minuto e poi diventa, si scopre quale animale nascondeva al suo interno, insomma si trasforma proprio in un animale. Quindi lo stesso principio è di quell'altro, però qui abbiamo degli simpatici animaletti. Quindi io proverei insieme a voi qui adesso a fare l'esperimento. Prendiamo un bicchiere, ci mettiamo dentro dell'acqua e mettiamo la nostra capsulina. Abbiamo questa capsula gialla, ma il colore non è un indicatore del tipo di animale, quindi non sappiamo in realtà cosa salterà fuori. Aspettiamo qualche minuto, non so neanche bene quanti, quindi alla fine ve lo dirò e vediamo cosa succede. Ecco qua, guardate cosa è successo, ho aspettato un pochino più di 2 minuti ed è venuto fuori il nostro animaletto. Lo riconoscete? È un alce, dovrebbe essere almeno, dall'indicazione direi che sia questo. E questo è il nostro animaletto giallo di oggi. Beh, sicuramente carino, dai, mettiamo dentro qualcosa che non sappiamo cosa diventa e vediamo il risultato. Ovviamente non è per degli scherzi o qualcos'altro, ma è semplicemente un po' per divertirsi, degli esperimenti carini, insomma, che si possono fare. Magari con dei vostri amici potete dire che siete dei maghi e riuscite a fare delle cose un po' straordinarie come queste, e loro magari ci credono, perché no? Perché non sanno e non ci hanno visto. Quindi voi continuate a guardarci per scoprirlo. Ciao!